Dal Vangelo secondo Giovanni. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo. Tu chi sei? Egli confessò e non negò. Confessò, io non sono il Cristo. Allora gli chiesero, chi sei dunque? Sei tu Elia? Non lo sono. Disse, sei tu il profeta? No. Rispose, gli dissero allora, chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? Rispose, io sono voce di uno che grida nel deserto, rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero, perché dunque tu battezzi se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Giovanni rispose loro, io battezzo nell'acqua, in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me. A lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo. Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Siamo proprio all'inizio del Vangelo di Giovanni e di fatto sembra anche quasi che ci riporti indietro in alcuni racconti anche dell'avvento che abbiamo ascoltato qualche settimana fa. Eppure oggi la parola ci si apre con una domanda spiazzante, che è un po' la domanda anche della vita. Tu chi sei? Che cos'è che ti definisce? Che è che definisce la tua identità? Chi sei tu nel mondo? Ed è bella la risposta che Giovanni Battista dà di fronte a questi farisei, di fronte a questi sacerdoti e leviti che erano venuti a interrogarlo, a fargli un po' il terzo grado, a capire se si potevano fidare oppure se potevano fregare anche lui. E di fatto il modo in cui risponde Giovanni, io non sono il Cristo, da una parte ci dona tanta umiltà, perché essere il Cristo al tempo di Israele, essere quell'unto, essere quel Messia, ovvero dire era quel Salvatore. Giovanni inizia a dire una roba: io non sono il Salvatore, state tranquilli, io non sono colui che deve salvare nessuno in questo mondo, arriverà qualcun altro. E questa una parte ci fa bene, già questa prima negazione. E Giovanni si presenterà proprio negando 3 volte la sua, di fronte alla domanda dei suoi interlocutori: io non sono il Cristo, non sono colui che deve salvare. E questo ci fa bene, perché aiuta anche a darci un po' di umiltà. Quando a volte penso di poter salvare tante situazioni, di poter essere il primo su tante cose, Giovanni mi dona un po' più di umiltà. E dall'altra parte mi chiedono, sei tu Elia? Sei tu quel grande profeta che doveva venire? No, nemmeno quello. E allora è anche interessante, e nemmeno anche quando gli dicono sei un profeta, no. Infatti gli dice proprio questo. Lui non è un profeta, non è colui che sarà chiamato a testimoniare, ad annunciare, perché non è più il tempo dei profeti, ma perché Gesù c'è in carne ed ossa e arriverà e sarà lì presente. E infatti il modo in cui lui fa vedere, proprio attraverso quelle parole che ci saranno immediatamente dopo, inizia a far vedere chi è lui, voce di uno che grida nel deserto, voce di uno che incomincia ad annunciare quella parola, a mettere quella radicalità del Vangelo dentro nella vita, dentro nella vita di ognuno di noi. A volte fa bene anche poter vedere attraverso questa testimonianza di Giovanni intanto l'umiltà e la semplicità che si porta dentro nel cuore, questo grande ultimo profeta, che poi non si definisce profeta, ma anche colui che battezza, per il modo in cui anche ha il coraggio di sapersi mettere da parte. Quante volte nella mia vita, nelle mie azioni, so sapermi mettere da parte per far sì che un altro emerga, nel momento in cui annuncio, nel momento in cui mi metto in gioco, nel momento in cui magari anche faccio un qualunque tipo di attività. Chi guarda me? Chi vede? Vede solamente a me o vede il volto di qualcun altro? Allora è bello poter vedere come Giovanni ha il coraggio di mettersi da parte, ha il coraggio di far vedere che attraverso di lui è solamente un sentiero, per indicare la via, per far vedere colui che sta arrivando, colui che è arrivato a battezzare in Spirito Santo. E allora è bello poter vedere questo. È bello poter vedere anche attraverso la nostra vita come possiamo avere il coraggio anche di metterci da parte un pochettino e avere il coraggio di riconoscere dentro nei nostri sentieri quella presenza del Padre che c'è giorno dopo giorno.